Quale matematica devo studiare? Cosa mi serve effettivamente? Te lo diciamo io e Pollo. Benvenuti a Intelligenze Naturali, vediamo quali sono le aree della matematica più utilizzate e necessarie al machine learning e perché. Il machine learning prevede che una macchina possa imparare a svolgere un compito imparando dagli esempi. Questi esempi sono dati. Ognuno di questi esempi può essere visto come un punto in uno spazio geometrico. La macchina cerca di trovare delle relazioni tra questi punti, circoscriverli, separarli, spostarli. L'algebra lineare è la branca della matematica che permette di descrivere questi spazi, i punti, le linee, i piani e le forme che sono all'interno di questi spazi, tramite operazioni soprattutto di trasformazione lineare. Quindi vettori e matrici. L'algebra lineare si trova veramente dappertutto nel machine learning, dai motori di raccomandazione al deep learning. È lo sfondo per il pensiero della macchina. Una macchina impara appunto da questi esempi in una metodologia iterativa che permette di correggere i propri parametri interni al fine di minimizzare l'errore e rispondere sempre meglio alle domande che vengono poste al mondo esterno. Questo qui può essere visto come un problema di ottimizzazione, in cui c'è una funzione di costo, che sono gli errori svolti dalla macchina, e questa funzione va minimizzata modificando i parametri interni della macchina. L'area della matematica che si occupa di questo si chiama calcolo infinitesimale. In inglese lo si trova semplicemente come calculus. E ha a che fare appunto con funzioni continue, derivate di queste funzioni continue e lo studio dei minimi e dei massimi, di come spostarsi per raggiungere i minimi e i massimi, che corrispondono di solito a una prestazione ottimale della macchina. Il calcolo lo si trova in particolare nella backpropagation, che è il meccanismo che permette alle reti neurali di apprendere. Un'altra area fondamentale è quella della probabilità, che permette ad una macchina di gestire l'incertezza, permette di elaborare asserzioni che non sono o vere o false, ma che hanno un grado di verità e fare ragionamenti su questo tipo di asserzioni. Si trova un bel po' di probabilità sia nell'analisi del linguaggio naturale, sia nei sistemi diagnostici, ad esempio applicati in medicina. Un concetto importante da apprendere in questo settore è quello di probabilità condizionata. Un'altra area molto utile è quella della teoria dei grafi, che ha a che fare con entità e relazioni tra queste entità all'interno di una rete. Se ne sente parlare tanto, ad esempio, nella social network analysis, quindi nelle considerazioni che vengono fatte su un gruppo di persone che sono collegate tra di loro online, e se ne parla tanto anche in un tipo relativamente nuovo di database, il cosiddetto database a grafo, che rappresenta i dati piuttosto che in maniera tabulare. In termini di grafo. Un altro settore in cui la teoria dei grafi sarà importantissima è quello dei linked data, su cui farò un video a parte, e quello è veramente il futuro a mio avviso. Non ti preoccupare, Pollo, non serve studiare a fondo tutte queste aree per poter fare machine learning. In realtà, così come si può scrivere un videogioco senza sapere assolutamente nulla di 3D, così si può praticare il machine learning senza sapere assolutamente nulla di matematica. Quando però le cose diventano un po' più difficili e c'è bisogno di fare un'analisi dell'errore approfondita, è necessario sapere come funzionano gli algoritmi e conoscere un po' la matematica che c'è dietro aiuta molto di più ad ottenere risultati facilmente senza stress. L'ideale è imparare le basi minime per tutti questi settori e poi mano a mano che si incontrano concetti nuovi, fermarsi, studiare quel po' di matematica che serve in più per poter capire l'algoritmo e ritornare sull'intelligenza artificiale in modo incrementale. È anche importante non farsi intimidire dal linguaggio matematico, è molto compatto, è una formalità che tende a spaventare. Di solito c'è in particolare un'intuizione da capire che si può anche intuire visivamente, che è supportata da un formalismo matematico che poi viene tradotta in un linguaggio informatico, quindi in codice. E guardare a tutti questi elementi permette di capire le cose in modo molto approfondito. Online si trova un sacco di materiale su questi temi, in particolare suggerisco per chi mastica l'inglese la Khan Academy, che contiene un sacco di video organizzati per livello di difficoltà su tutti questi temi. E questa è la matematica che serve per il machine learning. Vi auguro un buon divertimento e di approfondire e di scoprire sempre di più. Subscribe, ci vediamo. Io e Pollo vi salutiamo, care intelligenze naturali, e ci vediamo al prossimo test di Turing.